Ah, questa cosa non la sapevo, mi era sfuggita. Allora, innanzitutto, benvenuto Luca Lafauci, il nostro nutrizionista. Abbiamo appena ascoltato il succo d'uva uguale al latte materno, più o meno, le stesse proprietà. Ma allora è veramente la regina della nostra stagione? Sì, stupisce spesso scoprire qualcosa che siamo abituati a mangiare quasi con poca attenzione. Però quando poi andiamo a vedere qual è la composizione media degli acini, ovvero dei chicchi d'uva che proprio in questa stagione abbondano nelle nostre tavole, beh, le sorprese positive sono tante. Allora, vediamo un attimo la scheda dell'uva, vediamo che cosa contiene. È ricca di, prima stavamo dicendo, vitamina A, B1, B2, PP, potassio, calcio, fosforo, polifenoli, antiossidanti, acidi organici, fibra, proprietà antinfiammatorie, cardioprotettive, diuretiche, disintossicanti, lassative, decongestionanti. Beh, pensare che quando veniva utilizzata senza saperle queste cose, ora fa quasi impressione scoprire che un alimento che è così importante per la nostra dieta effettivamente poi ci aiuta sotto così tanti aspetti. Antinfiammatorio, cominciamo a spiegare perché. Perché se vediamo il colore soprattutto degli acini rossi, quindi dei chicchi d'uva rossi, abbiamo imparato a conoscere un nome un po' difficile di un antiossidante che ha queste caratteristiche, anche antinfiammatorio, il resveratrolo. Perché è facile... Che tutto quello che è rosso, ad esempio, sì, anche come le prugne. Lo possiamo trovare in tanti frutti, soprattutto di questa stagione. Leggiamo anche cardioprotettive, verrà spiegato probabilmente meglio di me, di quanto possa fare io dallo specialista a seguire. E quello che ci interessa scoprire è che negli anni la comunità scientifica effettivamente sempre più insiste per cercare di capire quanto fa bene e soprattutto in che modo devono essere utilizzati allora, questi. Prendendo un attimo un acino. Prego. Allora, questo qui, due cose ti volevo chiedere. La prima è, guardate attentamente, questa polverina, questo strato bianco che abbiamo sopra e poi andandolo ad aprire troviamo sicuramente, apriamolo, troveremo, eccolo qua, il seme. Io questa sono cosa stranissima, perché adesso addirittura va quasi di moda mangiare frutti senza semi, cioè si cercano quelli senza semi, ma io addirittura non solo li mangio, ma cerco pure di essiccarli per le proprietà. Eh beh, noi li abbiamo utilizzati questi semi, li abbiamo utilizzati tanto in Italia, addirittura abbiamo estratto da questi semi un olio che è detto olio di vinaccioli, perché questo è il nome di questi semi, perché lo scopriremo, fa bene al cuore. Noi abbiamo preso questa brutta abitudine in Italia come consumatori di continuare a chiedere al mercato dei prodotti che somigliano sempre di più a dei prodotti industriali. Perché? Per non avere la scomodità di andare a togliere questa piccola scomodità. Però quando scopriamo che poi contengono delle sostanze che fanno bene al cuore, beh, forse converrebbe restare ancorate alle tradizioni alimentari. E allora, abbiamo in collegamento il professor Alessandro Boccanelli, primario cardiologo presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Benvenuto a Cosa dell'Astrocheo. Buonasera. Allora, professore, abbiamo appena ascoltato tutte queste qualità dell'uva, succo d'uva e ovviamente si trasforma in vino. La domanda è: quanto vino possiamo bere affinché possa farci bene anche al cuore? Ma quanto vino è giusto dire possiamo, perché fino a un po' di tempo fa si diceva dobbiamo bere. Allora diciamo che il vino sicuramente è una sostanza splendida che rende più digeribili i nostri pasti, gradevole, ci dà un po' di euforia e quindi sicuramente delle modiche quantità di vino sono apprezzabili. Il vino non fa male al cuore, ma perché non faccia male al cuore deve essere bevuto in quantità moderate, quindi diciamo un 150 ml per ogni pasto, cioè un bicchiere di vino per ogni pasto sicuramente è gradevole, fa bene all'umore. Ed è consentito. Aiuta anche magari anche alla digestione. Sì, sicuramente favorisce la digestione, ma poi sicuramente favorisce la socializzazione, che non è male. Ecco, quali altre abitudini alimentari possono aiutarci? Ma le abitudini alimentari sono quelle dei nostri contadini poveri di 50 anni fa, ovvero sono quelli dei contadini che non sclerosi, semplicemente perché mangiavano frutta e verdura a tutti e due i pasti, non potevano consentirsi fortunatamente grandi quantità di carni rosse, quelli che vivevano vicino al mare mangiavano quantità abbondanti di pesce, i farinacei che consumavano non erano farinacei particolarmente raffinati, non esisteva il pane bianco, non esistevano i tramezzini, esisteva il pane poco lavorato e quindi digeribile in tempi più lunghi, quindi una dieta che sia fa
fatta di farinacei non raffinati, che sia fatta di carni preferibilmente bianche e non rosse perché tendono a far aumentare il colesterolo e comunque in linea di massima povera di carni, ricca di pesce, ricca di frutta e di verdura, sicuramente è una vita che è una, un tipo di alimentazione che ci consente un'attesa di vita superiore rispetto a quella di persone che mangiano invece in modo profondamente diverso, come succede nel nord Europa oppure quando abbiamo delle abitudini lavorative che ci obbligano a mangiare male. Ecco, professore, una curiosità, perché in Giappone il tasso di infarti è inferiore addirittura di 4 volte rispetto a quello degli italiani? Ma in Giappone diciamo che sono geneticamente fortunati, nel senso che il fegato dei giapponesi produce meno colesterolo del nostro fegato occidentale e poi, come tutti sanno, i giapponesi hanno una alimentazione prevalentemente orientata sul pesce o addirittura sul pesce crudo. Questo è il fattore, diciamo, ambientale e di abitudine che li favorisce, però quando i giapponesi si spostano in Occidente, esiste un lavoro per esempio che dimostra che i giapponesi si sono spostati a vivere alle Hawaii piuttosto che in California, ecco, nel momento in cui contraggono le stesse abitudini alimentari del luogo, arrivano ad avere un tasso di malattie cardiovascolari che è simile a quello dei paesi occidentali. Quindi diciamo che loro hanno un privilegio genetico e un privilegio educazionale in termini alimentari. E questo è il motivo che spiega perché ammalano molto meno di aterosclerosi di quanto succeda da noi. È vero, anche perché andando dall'altra parte la cultura del cibo la stiamo facendo noi fortunatamente in questo momento. Allora, torniamo adesso da Luca Lafavo. Ci abbiamo in studio uva bianca, uva nera. La differenza tra le due, quale dobbiamo anche prediligere? Dipende dallo stile di vita fondamentalmente che facciamo. Io sicuramente per un soggetto che è sottoposto ad uno stile di vita leggermente più stressante, potrebbe essere anche uno sportivo, un fumatore, andrei a consigliare un'uva che contiene una quantità di antiossidanti leggermente più alta, quindi soprattutto stiamo parlando dell'uva rossa. Poche altre sono le differenze dal punto di vista quantitativo, perché se andiamo a vedere la quantità di zuccheri sono dissolti, sì, la quantità e la qualità di acidi organici, quindi di conseguenza anche le caratteristiche salutistiche effettivamente cambiano. Ecco, come dobbiamo mangiarla? Ad esempio, la pellicola esterna la dobbiamo togliere o la lasciamo? No, la possiamo e la dobbiamo lasciare in particolar modo se stiamo andando a consumare quella rossa, perché la concentrazione di sostanze polifenoliche, di beta-carotene, ovvero di tutti quei precursori vitaminici che poi fanno bene alla nostra salute, sono soprattutto concentrati a livello della cuticola esterna. Ovviamente nel caso in cui possano esserci dei fenomeni di irritazione a livello del colon, dell'intestino, casi di diverticolosi, sarebbe preferibile in quel caso andare ad eliminare la cuticola esterna così come i semini. Luca, io ho letto in un articolo addirittura che si può utilizzare per prevenire o combattere l'herpes, ma sì, è vero? Sì, è stata molto utilizzata negli anni passati indifferentemente sia la bianca che la rossa, perché fondamentalmente cosa si faceva per questo utilizzo cosmetico e medico? Veniva triturata in modo tale da fargli ottenere la consistenza quasi di una purea ed applicata lì dove c'era appunto un focolaio di herpes. L'attività adesso si è scoperta dovuta alla presenza di alcuni acidi organici che fanno, che hanno questa proprietà. Ritorniamo dal professor Alessandro Boccanelli. Professore, senta, ma da che età dobbiamo iniziare a fare i controlli? Anche da piccini piccini? Ma diciamo che la prevenzione dobbiamo cominciare a farla, anzi devono cominciarla a fare su di noi i nostri genitori nel momento in cui nasciamo. Sicuramente la prevenzione cardiovascolare nasce con un primo elettrocardiogramma fatto in età neonatale e con una visita da parte del pediatra. Adesso esiste un progetto del Ministero della Salute che prevede che ogni neonato abbia un elettrocardiogramma per escludere quelle situazioni di potenziale rischio di ritmo cardiaco. Dopodiché un controllo sicuramente lo devono fare i bambini che si accingono a fare attività sportiva, poi ci spostiamo in una fascia, diciamo, di età maggiore, la terza, quarta decade, in cui cominciano ad affacciarsi i pericoli connessi con una cattiva alimentazione, con la comparsa dell'ipertensione, con l'abitudine al fumo, quindi diciamo che già dopo i 30 anni, soprattutto se si ha da quel punto di vista delle abitudini di vita, è bene fare
un controllo cardiovascolare. Ecco, quanto conta anche la familiarità nelle malattie del cuore? Sì, ecco, ci stavo arrivando. In realtà coloro che hanno una famiglia con una elevata prevalenza di malattie cardiovascolari, e si intende per familiarità una malattia cardiovascolare presente nei familiari al di sotto dei 60 anni, perché poi subentra, diciamo, la possibilità di ammalare di cuore semplicemente legata all'età che avanza, però quelli che hanno una familiarità devono controllarsi più degli altri. Molto spesso la familiarità è per fattori di rischio che sono modificabili. La familiarità spesso è per ipertensione arteriosa, è per diabete, è per ipercolesterolemia o per abitudini sbagliate. Esistono delle grandi famiglie di fumatori, per esempio. Allora, chi ha una familiarità per malattie cardiovascolari deve sottoporsi a controlli. Esistono poi delle forme di familiarità per fattori di rischio meno conosciuti che pure vanno indagate. Sono quelle famiglie sottoposte che hanno maggior rischio di formazione di trombi, per esempio, e questi devono fare alcuni esami particolari. Chiaro. Professore, noi la ringraziamo per gli ottimi consigli che ci ha dato. Allora, ringraziamo Alessandro Boccanelli, grazie per essere stato con noi. Luca, non abbiamo più tempo, dobbiamo chiudere. Una sola cosa, anche perché i nostri ragazzi, insieme ai genitori e ai nonni, sono davanti ai televisori. Io dico sempre che la salute dei ragazzi è nelle nostre mani. Come possiamo far mangiare l'uva ai più piccoli? Dandola così o facendo del succo? Allora, è tutte le forme, dato che, rivolgiamoci direttamente ai ragazzi, avete scoperto quanto fa bene alla vostra salute, tutte le forme possono essere utili affinché questa diventi un'abitudine, anche perché sazia poco, quindi fondamentalmente può essere consumata in grandi quantità, è molto dolce, un gusto spesso gradito, piace anche ai bambini, piccoli. Sì, okay. Quindi potete farne un buon uso. Grazie Luca Lafauci, grazie per essere stato con noi. Casa, dolce casa, quanti lavori quotidianamente dobbiamo fare per renderla sempre più bella e carina, però per quanto può essere una casetta piccolina,